La famiglia Deliberto festeggia i 50 anni di attività commerciale del Bar del Sole nel quartiere Sant'Enrico di Mussomeli, 1973-2023, Fatto 50 anni un di attività balone commerciale. rumoroso. Ciao da parte di Carmelo Barba. A tutti quanti il buon pomeriggio e oggi trasmettiamo in diretta un evento particolare. 50 anni di attività, ecco, dell'esercizio. Qui in Mussomeli, il famoso Bar del Sole, ecco, nel popoloso quartiere di Sant'Enrico. Abbiamo con noi il signor Giuseppe Diliberto. Ecco, si vuole mettere la giacca, eh sì, oggi i 50 anni meritano, ecco, la giacca e anche la cravatta. Signor Diliberto, Peppe Diliberto, 50 anni di attività, Bar del Sole a Sant'Enrico, ma mi dica un po', ecco, perché ha messo Bar del Sole? Perché c'era il sole qua. C'era il sole, cioè, o meglio, lei mi sta dicendo che il locale era a facce sole. Ecco, i locali a facce sole e allora Bar del Sole. Perché io pensavo, ma perché ha messo Bar del Sole e non Bar della Luna? C'è mia moglie. Ecco, i coniugi di Liberto che da 50 anni, ecco, hanno messo su questa iniziativa e che per 50 anni la famiglia di Liberto alla grande, ecco, svolge questa attività. Signor Diliberto, mi dica, ecco, come nasce il Bar del Sole? Come le è venuto in mente? Come? Come le è venuto? Ascolta, Ecco. nel quartiere di Sant'Enrico non c'erano bar. Mi è venuto in mente di fare questa cosa, no? Sì, il bar. Cioè, non c'era niente a Sant'Enrico. Dice, ci vole un bar a Sant'Enrico. Ecco, e la gente come ha accolto l'iniziativa? Troppo bella, tutto bello. Ognuno che veniva una volta, veniva dopo. Sapevo, Ecco, ci ritornava. Cioè, il Bar del Sole accoglieva tutti con amicizia e con tanto rispetto e calore. Diciamo alla signora, 50 anni di attività, voi siete rimasti sempre a Mussomeli o a gestire ci sono stati Nessuno, sempre io e mio marito. sempre Poi voi? i miei figli più avanti. Ecco, allora 50 anni di Bar del Sole. Cosa può dire? Ecco. Tutto lavoro, un po' di tristezza, un po' di gioia, un po' di tutto. Ecco, lo fate, ecco, con il cuore, con amore. Ecco, e la gente come risponde? Il quartiere come risponde? Quartiere, le gente, le ragazze rispondono come certune rispondono troppo bene, qualcuno risponde troppo male, la via di mezzo e si tira avanti. Non si può No, lamentare. questo no. Certo, un po' di tristezza c'è sempre, non è Un che. miglior quartiere. Allora, Un miglior quartiere. Un miglior quartiere, Ecco. E allora avete pensato
facciamo per i 50 anni una bella, un bel anniversario, una bella festa. Sua figlia. Mia figlia e la sua figlia. Ecco, i familiari hanno voluto festeggiare questa tappa, che poi in fondo sono loro che aiutano a portare avanti il Bar del Sole. Certo. Ora sì, certo, quando erano piccoli no, ma ora sì. Ecco, e lei risiede a Mussomeli o a Londra? Io sono a Londra. E allora è venuto per questo, anniversario, per questa ricorrenza, sì, aereo da Londra per raggiungere, sì, Mussomeli. Sì, mia figlia, i miei nipoti, tutti. Ecco, vuole salutare. L'inglese è venuta pure. Ecco, vuole salutare qualcuno dei suoi, ecco, amici di Londra. Sì, un caro saluto a tutti gli amici dell'Inghilterra. Dell'Inghilterra. Ok, noi intanto, amici del Fatto Nisseno, del Fatto del Vallone, chiudiamo temporaneamente questa diretta per riprenderla al momento dell'inizio della festa. A più tardi, amici. Ciao. Grazie. Eccoci nuovamente in diretta per gli amici del Fatto Nisseno, del Fatto del Vallone. Carmelo Barba vi augura una buona serata. Stasera Bar del Sole nel popoloso quartiere di Sant'Enrico, nel 50° anniversario dell'attività commerciale. Dal 1973 insieme, 50 anni di attività, grazie all'intuito di due giovanissimi imprenditori, Peppe e Cina. 50 anni di attività nel popoloso quartiere di Sant'Enrico, che questa sera, ecco, già come potete vedere, festeggeranno questo periodo di attività trascorsa qui a Mussomeli, nel favoloso quartiere, favoloso e popoloso quartiere di Sant'Enrico. E stasera si festeggia appunto questo evento. Lo hanno voluto i familiari. Dobbiamo fare festa, e festa ci sarà. Peppe Cina, da 50 anni insieme. Un Bar del Sole qui in via Santa Maria Annunziata a Mussomeli, un punto di riferimento, un punto di riferimento per il quartiere. Una serata estiva, c'è caldo, ma una piacevole serata.
50° anniversario dell'attività Bar del Sole, ad iniziativa di due giovani imprenditori, Peppe e Cina. Evidentemente a collaborare è tutta la famiglia Di Liberto. Salvatore ci aveva fatto una fotografia. Bella foto. A volere quei capelli però non si può. Vedi c'è una foto montaggio. Comodamente seduti. In attesa dell'inizio dei festeggiamenti. Ecco, io vedo di che è arrivato il sindaco Giuseppe Catania, l'assessore alle attività produttive Michele Spoto, l'assessore Sebbi, lo Conte, tutti qui nel quartiere Sant'Enrico per festeggiare i 50 anni di attività del Bar del Sole. Evidentemente questa è anche l'occasione per incontrare amici, scambiare qualche parola con chi, ecco, si trova qui a Mussomeli in vacanza, periodo delle ferie. E qui la gente va prendendo posto. Bar del Sole, ho chiesto, ma perché Bar del Sole? E mi è stato detto che la casa era facci su. Ecco perché
bar del sole. E questo sole per 50 anni di attività è stata presente qui nel quartiere di Sant'Enrico, bar del sole. Peppe e Cina, allora giovanissimi imprenditori, hanno avuto l'intuito di creare questa attività commerciale e che un giorno sarebbe diventato punto di riferimento anche per il quartiere. Evidentemente si legge negli occhi della gente il compiacimento per questa iniziativa di festeggiare questo anniversario di attività commerciale, Bar del Sole, a Mussomeli. In questa serata del 4 agosto 2023. Peppe e Cina. E quella famiglia di Liberto. Evidentemente un saluto da parte di Carmelo Barba che trasmette per il Fatto Nisseno, il Fatto del Vallone, questo 50° anniversario di attività commerciale. Sarà presente il sindaco, l'amministrazione comunale, l'assessore alle attività produttive, insomma tutti a fare festa alla famiglia di Liberto e soprattutto a Peppe e Cina. 50 anni insieme nel Bar del Sole.
e noi sospendiamo qualche minuto e ci vediamo a presto. Ciao. Sì, proprio lui, io lo cercavo poc'anzi, era con il sindaco e con gli assessori, ma dico, dove se n'è andato? Ed ora ce l'ho di rimpetto, lui, il primo cliente del Bar del Sole. Signor Mengoia, dica tutto. Ma devo dire che sono molto emozionato a essere qui, come infatti ho chiesto una replica del primo caffè. Sono stato insieme al mio amico Pino Mistretta, che voglio nominare stasera, siamo stati i primi a prendere il primo caffè in questo bar. 50 anni fa, mi sembra il 19 marzo se non vado errato. Essere qui dopo 50 anni e replicare il caffè di nuovo qui è un piacere immenso. Ho fatto di tutto per essere presente qui, perché come sapete qui è casa mia, il quartiere, il bar, tutte le persone che ci circondano. Ed è veramente un'emozione grandissima. Volevo essere qui stasera come tutti gli altri, presente questa sera. E devo dire che al bar, voglio aggiungere qualcosa, parlavo con un mio amico primo di scendere da Londra e si parlava del bar dell'anniversario, e questo signore mi ha detto, no, dice, ma la famiglia di Riberto hanno fatto bene, hanno guadagnato. E cioè, aspetta un attimo, hanno guadagnato sì, ma hanno aperto il bar di Sant'Enrico, che ha dato l'uscio a tutto il quartiere da 50 anni, la comunità di questo quartiere, e ne ha tratti vantaggi, perché senza questo bar immaginate cosa sarebbe stato Sant'Enrico in tutti questi anni. Bravo, sì, signor Mengoia! Ma mi tolgo una curiosità, io sono curioso per natura, ma un primo caffè di 50 anni fa, come fu? Come fu? Perché io personalmente lavoravo in una sartoria del signor Mario Pellitteri e c'era questa cosa che si apriva il bar, per noi ragazzini avevo appena 15 anni e mi ricordo benissimo, e c'era questa curiosità di vedere il bar. E ogni 10 minuti, 5 minuti vedevamo a vedere i lavori come andavano. Poi, quando hanno aperto, la sera che hanno aperto e hanno acceso la luce con tutte le vetrate, lì si è illuminato come se fosse illuminato il quartiere. E allora eravamo i primi, mentre il signor Di Liberto inaugurava qui la macchinetta del caffè, non so se era stesso o meno, i tecnici, dopo aver messo avanti la macchinetta, ci hanno chiesto a noi ragazzini, dai ragazzi, prendiamo il primo caffè. E qui è nata la storia del primo caffè, abbiamo preso il primo caffè e da lì è stata poi una storia di 50 anni fino a ora. E ora con la First Lady e con Gero che daranno continuazione, speriamo i prossimi 50 anni. Non lo so se sarò qui per un altro discorso. Una domanda, ecco, in 50 anni di attività commerciale, quanti caffè ha fatto? Non se lo ricorda. Molti caffè, anche perché è buono il caffè. Ok, amici del Fatto Nisseno, noi ora ci spostiamo dove ci saranno i festeggiamenti per questo 50° anniversario di Peppe e Cina insieme al Bar del Sole. A presto! Ok, amici del Fatto Nisseno, del Fatto del Vallone, nuovamente in diretta. Un caloroso saluto a tutti quanti in questa splendida serata estiva, ecco, in occasione del 50° anniversario di attività commerciale della famiglia Di Liberto, Peppe e Cina, ecco, 50 anni di vita di attività commerciale nel quartiere Sant'Enrico, Bar del Sole. Già c'è il parroco di Sant'Enrico, Don Francesco Mancuso, c'è il sindaco, onorevole Giuseppe Catania,
c'è l'assessore alle attività produttive Michele Spoto, c'è l'assessore Sebbi Loconte e tanti che hanno preso e stanno prendendo posto a questa serata, in questa serata del 4 agosto 2023. Ad allietare la serata il maestro Giuseppe Noto. Ma io faccio la
quando sono le 20:45 minuti in questo momento, a momenti ha inizio appunto il momento dei festeggiamenti. Abbiamo la presenza del parroco di Sant'Enrico, padre Francesco Mancuso, c'è l'amministrazione comunale, c'è anche un chierichetto, il signor Pino Lomanto. Ecco, sì. Le ha chiamato il parroco. E chiama il parroco e non si può dire di no. Ecco. Ma sta aggiustando la cravatta. Ecco, grande occasione. Ecco la famiglia di Liberto al completo. Francesco, dove sei? Sei desiderato al tavolo. Salvo, arrivo salvo. San Francesco? In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dio che ha chiamato l'uomo a cooperare alla sua creazione sia con tutti voi. Cristo Gesù ha manifestato la grande dignità del lavoro quando egli stesso, verbo del Padre fatto uomo, volle essere chiamato figlio del carpentiere e usò con le proprie mani gli attrezzi nell'umile officina di Nazareth. Così egli tolse l'antica maledizione conseguenza del peccato e trasformò la fatica umana in fonte di benedizione. Quando infatti il lavoratore si applica alle cose materiali e temporali, facendo del quotidiano impegno un'offerta al Creatore, purifica se stesso, sviluppa con il braccio e con l'ingegno il progetto della creazione. Così, associato a Cristo Redentore, nell'esercizio della carità va incontro ai fratelli più poveri e costruisce la civiltà dell'amore. Rivolgiamo dunque la preghiera a Dio nostro Padre per intercessione di Maria Giuseppe, perché benedica e protegga quanti verranno, quanti lavorano già in questo luogo. E io vorrei dire così anche altre due parole. Oggi festeggiamo 50 anni di questa attività, di questo esercizio, e mi ricordo 10 anni fa quando abbiamo festeggiato i 40 anni. È un evento importante questo dei 50 anni, perché questo Bar del Sole, che a conduzione familiare, ma sono circondato figli, nipoti, generi, e oltre che a conduzione familiare è una famiglia, in fondo è un punto di incontro di tanti che vengono, che si siedono sotto l'albero, che magari entrano, si prendono una cosa, e quindi è un punto di riferimento bello, importante per il quartiere, e quindi è una festa un po' per tutti, anche per la parrocchia, per me come parroco. E con gioia allora vogliamo fare questa benedizione e ascoltiamo quello che ci dice il Signore, la parola di Dio. Facciamo leggere a Rina.
Dal libro della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra. Soggiogatele, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. E Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto che produce seme. Saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. Parola di Dio. Dio creatore che ha adempiuto l'universo con i segni prodigiosi della sua potenza, ha benedetto gli inizi del lavoro e ha disposto che gli uomini cooperino al progetto della creazione. Preghiamo insieme e diciamo: guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sì, benedetto Signore, che ci hai dato la legge del lavoro e ci chiami a scoprire le energie e le risorse della natura per metterle a servizio del progresso umano, preghiamo. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sì, benedetto Signore, hai voluto come artigiano nella bottega di Nazareth il tuo figlio fatto uomo per noi. Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sì, benedetto Signore, che in Cristo divino operaio hai dato un senso nuovo alla fatica umana, preghiamo. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sì, benedetto Signore, che nella tua provvidenza ci chiami a finalizzare le conquiste tecniche, allo sviluppo integrale dell'umanità, preghiamo. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sì, benedetto Signore, che ci aiuta a trasformare il lavoro quotidiano in strumento di elevazione, fonte di fraternità e di giustizia sociale, preghiamo. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sì, benedetto Signore, che dell'offerta del pane e del vino, frutto della terra e del nostro lavoro, hai fatto i segni sacramentali del sacrificio eucaristico, preghiamo. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. E adesso preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio creatore e Padre, che hai affidato la terra e i suoi frutti alle mani dell'uomo, che mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza, benedici quanti usufruiscono come esercenti o acquirenti di questo servizio. Fa che osservino sempre la giustizia e la carità e così concorrano al bene di tutti. Lieti di operare per la crescita della società. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Dio Padre di bontà, che ha reso ogni uomo responsabile del suo prossimo, perché il fratello aiuti il fratello, manifesti la sua benevolenza
a quanti lavorano in questo luogo e a tutti coloro che vi entrano. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi. Amen. Innanzitutto voglio fare gli auguri a questa splendida famiglia, ma vi prego di fare un applauso a zia Cina, che è la regina Elisabetta, anche il colore del vestito. Ma semplicemente dirò solo due parole, però credo che siano indispensabili. Perché? Perché questo è un momento speciale, e lo è per diversi motivi. Il primo motivo è perché si festeggiano 50 anni di un'attività, e credetemi, non è usuale. 50 anni di sacrifici, 50 anni di attività quotidiana, feriale, festiva, condotta con spirito di sacrificio da parte non solo ovviamente della zia Cina, ma di tutta la famiglia, che in modo encomiabile ha accompagnato questi anni di attività del bar. Quindi è un'occasione davvero speciale, e questa è l'occasione anche per dare tributo all'operosità italiana, perché condurre 50 anni di attività un'azienda, come ha detto bene lei, un'azienda familiare condotta in modo encomiabile, è certamente un elemento che secondo me va assolutamente sottolineato. Ma è un'occasione speciale perché si festeggia anche un'attività che è stato punto di riferimento ed è tuttora, lo sarà ancora, punto di riferimento di un quartiere. Senza voler fare accostamenti blasfemi, ovviamente in un quartiere c'è la chiesa, c'è la piazza, e dove c'è anche un punto di riferimento, un punto di aggregazione come lo è stato e come lo è il Bar del Sole, ovviamente quel quartiere rimane vivo e rimane uno dei pochi momenti, vi assicuro, che in altri posti non è semplice trovare un luogo che è al tempo stesso un'attività commerciale e un'attività di aggregazione e di ritrovo sociale. Io credo che questo sia un elemento e una caratteristica che al Bar del Sole può essere assolutamente affibbiata. Ecco perché ci tenevo come primo cittadino, a nome personale e a nome di tutta l'amministrazione, di fare gli auguri a voi, a tutti voi, ringraziarvi per il servizio svolto alla comunità, ringraziarvi anche per quel senso, quella cultura del lavoro che ogni giorno portate avanti. E vi assicuro che oggi valorizzare la cultura del lavoro non è un elemento semplice, considerato il fatto che da più parti arrivano provvedimenti che servono a minare questa attività, questa cultura del lavoro. Quindi ci tenevamo a farvi un nostro piccolo pensiero, una piccola targa ricordo che serve semplicemente a ricordare questo momento particolare. La leggo: 1973-2003. 2023, scusate. Una giornata intensa. In occasione dei 50 anni dell'attività Bar del Sole, un attestato di gratitudine e di riconoscimento dell'amministrazione comunale di Mussomeli per la serietà, la dedizione, l'attenzione prestata alla clientela e per il mantenimento di un presidio fondamentale per l'animazione del quartiere di Sant'Enrico. E la presenza di tutti loro ne è una testimonianza.
una cosa che ci tengo a sottolineare, come vedete è una presenza intergenerazionale, che anche questo è un elemento secondo me che dà valore aggiunto a questa attività. Auguri e ovviamente aspettiamo ancora i vostri servizi per i prossimi 50 anni. Condivido in pieno quello che ha detto il nostro sindaco. Io volevo semplicemente dire grazie a tutti voi qui presenti per la vostra, che ci avete onorato con la vostra presenza. Ringrazio mia zia dell'Inghilterra che è venuta di proposito per questo evento, i miei cugini, tutti quanti presenti, e un grazie particolare va ai nostri clienti, perché se ci siamo stati 50 anni è anche grazie a loro, perché se non vengono loro, quindi non è, è così. Grazie ai nostri clienti e un grazie, vi prego di prolungare l'applauso per i miei genitori, perché hanno fatto 50 anni di sacrifici, meriterebbero la laurea, ma non l'ha potuta mettere perché la capigliatura si... Bene, quindi meritano l'aureola perché i sacrifici e per tutto quello che hanno fatto e che non ci hanno fatto mancare mai niente, e grazie a loro, perché senza di loro qui non ci saremmo. Grazie a tutti. Bene. Quindi nel libro della Genesi c'era scritto che il Signore dà le erbe eccetera, però c'è l'erba, pare poi l'uomo abbia aggiunto altre cose da mangiare. La creatività dell'uomo che completa la creazione, eccetera, eccetera. Adesso si mangia. Grazie a tutti. C'è stato l'intervento del parroco, l'intervento del sindaco, l'intervento di un familiare di Rina che ha ringraziato tutti quanti per la presenza. Noi sospendiamo un attimo, ci risentiamo. A presto, ciao amici. Ecco cosa c'è scritto sulla torta. Abbiamo raggiunto questo nuovo traguardo. Siete partiti da zero, vi siete costruiti da soli, con le vostre forze, con le vostre mani. Tutto ciò che possediamo l'avete guadagnato con impegno e sacrificio. Grazie. Qui sulla torta, in occasione del 50° anniversario di attività della famiglia Di Liberto, con Peppe e Cino. Thank you.
ci arrivare i dolci. Qui mangiamo già i dolci, buonissimi, buonissimi. Qui ci arrivare i dolci. Sì, buonissimi. Signor amico, il rinfresco, come è andato? È andato benissimo, benissimo. È chiaro. Possiamo dire del Bar del Sole 50 anni di attività. Cosa possiamo dire? Io devo dire solo una cosa, che mi ricordo quando ha aperto il Bar del Sole. Sono stato forse uno dei primi clienti, perché io ho abitato sempre a Sant'Enrico. Che devo dire, sono felicissimo per la famiglia, perché mi ricordo quando i figli erano bambini, piccolini, ed erano sempre qua in giro. Ora sono emozionato per questo avvenimento di stasera. Dico 50 anni e al prossimo appuntamento. Certo, certo, per i prossimi 50 anni ci saremo. Ecco. Ok, ok.
come si presenta qui in questa serata del 4 agosto 2023, quando sono le 21:30. Buonasera, evidentemente sì. Ci diamo l'appuntamento sempre al prossimo anniversario, al prossimo 50 anni. 50 anni. Esatto. Se Dio vuole ci cambiamo, saremo centenari, Bacucchi e Matusalemme, però ci arriveremo. Ok. Dio ci dà questa grazia. Noi siamo intanto qui. Assolutamente. Ok. Sì.
sindaco. Evidentemente ci diamo l'appuntamento ai prossimi 50 anni. Assolutamente sì, questo intanto è un gran bel traguardo da festeggiare. Festeggiare è un'attività che è aperta e ha funzionato per 50 anni, è sicuramente un traguardo da evidenziare e da ricordare. E poi, come dicevo, questa attività condotta, devo dire, con grande professionalità dall'intera famiglia, è servita anche al quartiere di Sant'Elisio, ed è un punto di riferimento, un punto di aggregazione per giovani e meno giovani. E quindi è certamente un momento di festa, tant'è vero che qua questa sera notiamo la presenza di tanti cittadini residenti del quartiere, anche non residenti, e soprattutto cittadini giovani e meno giovani. Questo è a testimonianza dell'attaccamento che c'è al Bar del Sole. Assessore alle attività produttive, cosa dice? Sì, voglio fare tutti i complimenti a questa magnifica famiglia che per 50 anni ha portato avanti questa attività ed è stato un punto di ritrovo per tutti, sia per Mussomeli che anche per tutto il quartiere di Sant'Enrico. Infatti, come vediamo, è pieno di persone, tutti vicini a questa famiglia per fargli gli auguri, ed è una festa di tutti praticamente. Ok. E intanto noi facciamo un giro fra la gente, per la gente e con la gente. Cinquant'anni di attività commerciale. Il Bar del Sole qui a Mussomeli. Thank you.
foto della foto con la torta per festeggiare i 50 anni di attività del Bar del Sole qui a Sant'Enrico, il quartiere favoloso, popoloso. E ora il momento della torta. Uzi Peppe e Azzacina, felici, 50 anni di attività insieme. Ci sono tutti! Ecco il gruppo familiare! È il momento della torta! Ed è arrivato il momento. Vediamo un po' la torta. Thank you.
rimasto senza fotografia? Sicuramente qualcuno sì, sicuramente sì, quelli allergici. Gli amici. Gli amici, quelli allergici. Sì, no. Aspetta, che sto facendo la foto. E allora vogliamo leggere cosa, cosa c'è scritto. Lo leggo. Abbiamo raggiunto questo nuovo traguardo. Siete partiti da zero, vi siete costruiti da soli, con le vostre forze, con le vostre mani. Tutto ciò che possediamo l'avete guadagnato con impegno e sacrifici. Grazie. Signora, è felice? Sì, santissimo. Anche emozionata? Sì. Così? Sì. Iniziamo con i piatti, cielo! Sì, già, sono tanta pulita. Tutti al lavoro? Gli amici quanto sono? Le 21:46 minuti in questo momento, ecco, ultimi, ecco, è arrivato il momento dell'assaggio della torta. E noi chiudiamo qui questo collegamento curato da Carmelo Barba per il Fatto Nisseno, il fatto del ballone, un 50° anniversario di attività del Bar del Sole qui a Mussomeli. Ecco, di Sant'Erico, il popoloso quartiere di Sant'Erico, Bar del Sole, gestito dalla famiglia Diliberto, a cui va le nostre congratulazioni e gli auguri di un buon proseguimento dell'attività commerciale. Carmelo Barba vi ringrazia dell'attenzione prestata, ecco, a questa trasmissione in diretta
e io voglio fare chiudere questo collegamento a Peppe Diliberto, ecco, quel ragazzo che ha avuto l'intuito assieme a Cina di creare il Bar del Sole. Concluda lei questo collegamento. Dica qualche cosa. E che Amadiri? Amadiri di ringraziare tutti quanti. Ringrazieremo tutti i clienti perché hanno dato questo onore. Lei è emozionato, ma nel medesimo tempo certo, anche felice. Sì. Okay. Grazie, okay. Amici del Fatto Nisseno, noi ci risentiamo alle prossime dirette. Ciao a tutti. Bar del Sole con la famiglia Diliberto, operosa, laboriosa e rispettosa. 50 anni di attività commerciale nel quartiere Sant'Enrico, Bar del Sole. Ma scusate, è una pausa caffè questa? No, è che è mio fratello. Sì, è una pausa caffè. È una pausa caffè. Sto pausa di gioco del caffè. Va bene, faccio comandante. Con noi abbiamo un Sant'Arrese nato e cresciuto a Sant'Enrico. Questa sera si festeggia i 50 anni di attività del Bar del Sole. Cosa mi puoi dire di questo Bar del Sole? Ti ricordi nella sua apertura 50 anni fa? Mi ricordo perché io ho aperto prima, ho frequentato, perché io ho quasi 54 anni di attività, oltre poi la sartoria, quindi ho visto nascere, crescere tutto questo. Ho visto anche quando è stata modificata la casa, tutto, che erano a Londra e sono avanzo a Milano. Erano, ho visto proprio l'apertura del locale. È un punto di riferimento. Era un punto di riferimento per un quartiere e anche di fuori quartiere. E lo spazio poi anche con tavole, cose da partitina, carte, cose. E si passa il tempo. Un quartiere popoloso e vivace. Sì, è stato sempre così Sant'Enrico. Anche se mancano tante persone, però è uno dei quartieri che è stato più popolato dei vecchi quartieri. Ma il 5 non vuole stare, se ne vuole andare questo 5. Questo 5 lo dobbiamo fare stare, signor Barba. Mi si scoprono i piani, ci sono le voci, si fa il tutto.
accusa del comunicare. 50 anni di attività del Bar del Sole qui a Mussomeli, 1973-2023. Bar del Sole nel popoloso quartiere di Sant'Erico. Ecco ultimi ritocchi per i festeggiamenti, per la serata tutti alle prese con gli ultimi ritocchi. 50 anni. Bar del Sole, Sant'Erico, a Mussomeli. Buonasera. Ma dove sta andando? Dove sta andando? Me lo vuole dire? Qui, via il mamma. No, un istaglino ci dice. Ah, carina, fratello. È il fratello che oggi fa 50 anni che ha aperto il bar. Un fratello. Ah, suo fratello. Sì. E allora gli faccio tanti auguri che poi lo vedono. Grazie. Se ci fa auguri, oddio Pepe. Auguri a Sassà, Pepe, auguri. Che Dio ti fa un conto di sempre. Ecco, avete preso la sedia, perché deve stare comodamente seduta. Ci mancherebbe. Ecco, ci sono 50 anni di attività del Bar del Sole. E allora stasera si festeggia. Festa a Sant'Erico. È finita la pausa del caffè. Stiamo iniziando pausa di mangiare, se non ho da mangiare mai dietro. Stasera buona sa passa, no? E che offre? Ah, vabbè. Se mia moglie mi faceva spaghetti, ma posso... Con gli amici. Buonasera. Ok, intanto lì vedo 50 anni del Bar del Sole. Ma lo sono giornale. Qui a Sant'Erico. Vuoi la pizza?
pizza con la cipolla. Appuntamento quando sarà? Non si sa. Cioè si va avanti a 10 e 10. E certo, può darsi. A 10 e 10. Ok. Intanto sono 50 anni. Dopo poi si sape. Ecco, e può andare di un altro. Ok. Mi sembra che è una serata bellissima. Di abbracci e di amicizie con tutti che ci accolgono veramente per questo grande evento. Ok. Grazie. Okay.